La partita non è stata complicata, è stata molto complicata perché il Napoli è una squadra che merita la classifica che ha, è una squadra che gioca bene e i ragazzi stasera sono stati molto bravi a non mettere in evidenza le loro qualità, le loro caratteristiche. Una squadra che il Napoli, se li scateni la velocità, dopo ti mettono in difficoltà. Il primo tempo noi abbiamo subito quei due cross dove uno Bonucci ci ha messo praticamente una pezza, ha fatto quasi un gol. Anche lì è stata un'azione a campo aperto. E i ragazzi invece dopo, quando il Napoli palleggiava, abbiamo avuto la forza e la pazienza di lasciarli palleggiare, soprattutto nel secondo tempo, dove hanno avuto un possesso maggiore del nostro. E poi sono partite che quando rimangono bloccate solo un episodio le può decidere. E quindi i ragazzi sono stati bravi a portarla. A portare questo episodio dalla loro parte. Detto questo, la vittoria è importante per il campionato, in primis perché innanzitutto abbiamo vinto uno scontro diretto e abbiamo mantenuto a distanza la terza, perché di dietro Roma sta venendo su perché ha fatto quattro vittorie, domani ci sarà Inter-Fiorentina, quindi ci sono ancora molti punti a disposizione. E poi soprattutto per la crescita della nostra squadra. Per noi giocare questa partita era la prima partita, diciamo, non decisiva ma molto importante della stagione, contro un Napoli che con grande entusiasmo e con grande euforia si presentava a Torino forte delle otto vittorie. E i ragazzi si sono dimostrati all'altezza e quindi è una crescita dell'autostima di questa squadra e di questo sono molto contento. Penso che sempre si possa fare qualcosa in più. Penso che la squadra ha fatto una fase difensiva straordinaria e questa ampliazione difensiva secondo me ci è costata qualcosa a livello di sfrontatezza offensiva, a livello di iniziative offensive. C'è poi sempre da tenere presente che avevamo di fronte una delle difese più forti d'Europa, una squadra che concede pochissimo a tutti e noi bisogna uscire con la consapevolezza che siamo venuti in uno stadio difficilissimo contro una delle squadre più forti d'Europa, abbiamo concesso pochissimo, abbiamo giocato più che alla pari, abbiamo costretto la Juventus a un quarto d'ora alla fine a togliere un attaccante e giocare in 4-5-1 per tirare in fondo il risultato. Se poi un episodio negativo ci porta a un risultato negativo, non è che ci può far cambiare idea sulla nostra partita. Abbiamo fatto una grande partita e ci è mancato probabilmente qualcosa negli ultimi 20 metri perché fino agli 80 metri abbiamo fatto bene, abbiamo costruito benissimo. Ci può stare contro una squadra così forte, contro una squadra così solida, contro una squadra che concede così poco a tutti, ma l'episodio non ci deve far cambiare idea. Abbiamo giocato alla pari con la Juventus. 8 mesi fa eravamo a 24 punti e stasera abbiamo giocato alla pari con la Juventus. Era una partita molto difficile contro una grande squadra e siamo stati bravi a tenerla viva fino alla fine e poi è arrivato il gol. Simone, sarebbe meglio giocare qualche minuto in più o ti accontenti di segnare gol decisivi come questo? Ah, io mi accontento di vincere e di fare gol, poi è normale che un giocatore vorrebbe giocare sempre. Sono consapevole comunque del fatto che ci sono grandi campioni nel mio reparto, in questa squadra, e io cercherò di mettere sempre di più in difficoltà l'allenatore.